Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Spaceborne 2. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo questo titolo che gli sviluppatori mi hanno mandato. Io l'ho già un po' provicchiato, devo dire che è un titolo molto ma molto ispirato a Star Citizen. Però c'è da dire che uno non è in multiplayer, quantomeno per il momento, poi non so se futuristicamente lo sarà, e soprattutto è stato creato da una singola persona, quindi insomma veramente tanta roba. Per cui facciamo New Game, così vi faccio anche vedere diciamo l'inizio, la scelta del personaggio. Qua abbiamo appunto le nostre statistiche con 35 punti che possiamo, come vedete, assegnare diciamo ai vari attributi, quindi anche una sorta fondamentalmente di GDR, dove possiamo andare appunto ad aumentare le nostre statistiche anche man mano che appunto le utilizzeremo all'interno del gioco. Possiamo ovviamente pilotare astronavi, possiamo sparare, quindi anche una sorta di FPS, per cui sembra molto carino. Devo dire che sembra essere veramente molto carino. Va bene, allora abbiamo messo tutte le varie statistiche a soldato, pilota e avventuriero, quindi direi che facciamo background. Qua possiamo vedere appunto il nostro personaggio con le varie classi, quindi abbiamo il pirata, che è questo, abbiamo il capitano, questo qua, devo dire che anche sono fighissime le tute, mi piacciono veramente un casino. Abbiamo il freelancer, che è questo qua. Ovviamente questi non cambia solo l'aspetto fisico, come vedete, ma cambiano anche diciamo ulteriori statistiche, quindi da ad esempio questo è il 20% in più di esperienza per i contratti da freelance, eccetera eccetera. Quindi ogni classe ovviamente ha le sue peculiarità. In questo caso qua facciamo molti più danni come mercenario con le armi da fuoco e così via. Abbiamo l'esploratore che è uguale al mercenario. L'esploratore, questi qua sono uguali. Ok, non mi cambia la tuta, non so per quale motivo. Questi sì, no, questi non cambia la tuta, non so per quale motivo e quale tuta avremo. Vabbè, noi comunque io direi di stare sul capitano, dai, facciamo il capitano, che secondo me abbiamo anche dei bonus col movimento della formazione. Va bene, dai, va bene così. Apparenza direi che sì, lo teniamo così. Ragazzi, qua possiamo cambiare ovviamente una marea di cose, possiamo farlo uomo o donna. Molto bellino il personaggio femminile, devo dire, molto bellino. Quindi possiamo anche cambiare dai capelli a qualsiasi altra cosa. Name assolutamente direi Artemio, il nostro Artemio astronauta. Artemio ormai fa qualsiasi tipo di lavoro e di carriera. E facciamo appunto su Start. Allora, c'è una traduzione, da quello che ho visto, abbastanza approssimativa, credo fatta insomma con Google Translate, ma probabilmente insomma migliorerà nel corso del tempo. Il titolo è in Early Access e penso lo resterà per credo qualche anno, penso almeno un paio d'anni, credo resti in Early Access, però comunque, a parte adesso diciamo sicuramente delle animazioni, come vedete, dei movimenti che sicuramente si possono migliorare, anche l'HUD come vedete è molto ispirato a Star Citizen, ma veramente molto ispirato a Star Citizen. Noi dobbiamo parlare adesso con sta tizia, una vecchia praticamente a cui dobbiamo l'affitto, e perché io l'ho già fatta questa prima parte, quindi mi sono già guardato un attimino come il titolo. A livello però di impatto, come detto, lasciate perdere adesso un attimo le animazioni, che magari sono ancora un po' legnosette e grezze sicuramente. Però come ambienti qua siamo in questa sorta di villaggio desertico, devo dire che è molto carino, devo dire che è assolutamente molto carino. Ripeto, tenete conto che è stato fatto da una singola persona, quindi insomma tanta roba, veramente tanta roba per essere stato fatto da una singola persona. Ok, allora andiamo a parlare con questa tizia. Tra l'altro io avevo messo anche l'italiano, ma non so perché non me lo dà adesso. In teoria dovrebbe esserci l'italiano. Vabbè, dai, premiamo due per skippare. Sì, ok, va bene, sì, yes, I promise, ok. Va bene, obiettivo completato. Vabbè, qua lei praticamente, insomma, dobbiamo appunto pagare l'affitto. Ci dice, dai, trovati in lavoro, fai qualcosa.
qualcosa e va bene. Allora, no, volevo vedere perché nei setting c'era nell'interfaccia come lingua. Oh, l'italiano, ok, non l'avevo selezionato, pensavo di sì. Va bene, comunque, il padrone di casa. Ok, vedete che alcune cose poi sono tradotte, altre no. Quindi, vabbè, non è un grande problema questo. Come detto, c'è comunque in parte l'italiano, quindi diventa relativamente comprensibile. Ecco, se proprio non volete stare sull'inglese, va bene anche così. Ok, hai qualche lavoro con me, vedete, sono un po' così le scritte. Cercavo un pilota per portare un'anziana alla stazione Ferrander. Ok, c'è un altro lavoro, le mie pistole si sono arrugginite. Hai altre missioni? Ma chiediamo se c'è qualche altro lavoro. C'è una missione di combattimento. Navi S, guarda le superiori. Qual è il modello della mia nave? Ah, non è neanche classificata la mia nave. Bene. Continua a non capire come non si rompa in pezzi uscendo dall'atmosfera. Bene, fantastica questa cosa. Vabbè, altre missioni magari. L'anziana di trasporto, molto più sicura. Allora, facciamo la missione, trasportiamo la vecchia, dai. Vai. Artemio, vai a trasportare la vecchia, vai. Forse è meglio. Ok, lei era firmato con l'incarico mentre parlavamo qui. E che palle! Puoi darmi questa missione? Ho bisogno di soldi urgentemente. Vabbè, vediamo. Direi che hai fatto una dichiarazione falsa. Va bene, va bene. Va bene, ok. Missione completata, ok. Perfetto, quindi credo di dover andare a trasportare la vecchia. Immagino, vabbè, partiamo con un trasporto di una vecchia. Vabbè, almeno facciamo una cosa tranquilla, il combattimento. Non lo so, io sono andato solo dalla tizio, ho parlato con questo per provarlo off camera e basta. Non ho fatto nient'altro, quindi prima di cimentarmi in combattimenti che non ho idea di come funzino, facciamo il trasporto della vecchia, va, che è forse un po' più alla nostra portata. Va bene, come statistiche vedete che abbiamo la stamina, abbiamo la salute, le altre due non so bene che cosa siano. Non ho idea, non riesco a capire se è la fame una e l'altra sugli scudi, forse quando avremo la tuta. Non lo so, non ne ho assolutamente idea. Comunque dobbiamo prendere la nostra nave. Però intanto guardate che figata con queste navi che atterrano. Come detto ragazzi, cioè l'impatto di insieme è veramente, veramente bello da vedere. È sicuramente molto bello. Ribadisco, per amor di Dio, non stiamo parlando di Star Citizen, ci mancherebbe, né tantomeno di Elite Dangerous. Però stiamo parlando di una produzione che è stata fatta comunque da una singola persona, senza budget milionari alle spalle soprattutto. Quindi ogni riferimento a giochi è puramente voluto. Quindi diciamo che interagiamo anche qua. Per adesso non entriamo fisicamente nella nave, magari questa è una cosa che metterà più avanti, non lo so. Anche a livello di tasti da premere purtroppo non ce ne sono, ma anche qui non è assolutamente da escludere, anzi credo che sicuramente implementerà lo sviluppatore queste cose, dato insomma che, come posso dire, data la similitudine per appunto con Star Citizen, che si possa accendere la nave anche pigiando fisicamente sui vari tasti e quant'altro. Per adesso dobbiamo intanto decollare, quindi facciamo con decollo tenendo premuto R e ok. Quindi ok, mi ha tirato su in automatico i carrelli. Abbiamo anche la visuale esterna. Guardate qua che bellino. Mi piace sto villaggetto, mi piace proprio. Ok, qua volevo far vedere un po' dall'alto, così ci facciamo un giretto. È molto carino, veramente molto carino. Praticamente è un villaggio sopra un cucuzzolo. Qua c'è un monte stranissimo. Abbiamo tre visuali, quindi quella interna e le due esterne. Una un po' più ravvicino a... Una ce la posso fare a parlare? Allora, dicevo, una un po' più ravvicinata, l'altra un po' più lontana, quella interna. Poi vabbè, abbiamo visto anche quella frontale. E poi abbiamo anche una telecamera libera tenendo premuto, se non erro, il tasto Z, mi sembra che mi aveva scritto prima, mi pare di sì. Vabbè, comunque noi adesso dobbiamo in ogni caso lasciare il pianeta. Quindi vediamo di uscire. Tieni premuto thruster, lo sto premendo. Ok, stiamo uscendo, come vedete. Stiamo uscendo dall'atmosfera. Molto caruccio anche questo effetto, devo dire che è veramente bellino. E ok, e siamo usciti, quindi siamo per l'appunto nello spazio. Diamo un'occhiata
al pianeta dove eravamo. Molto carino anche questo. Ok, allora vai alla stazione mineraria. Per prima cosa apri l'interfaccia, quindi con la T apriamo lo scanner, seleziona il bersaglio della curvatura. Anche qua estremamente simile, perché dobbiamo mirare per caricare, diciamo, la curvatura e poi avviare il tutto. Ok, poi se non è stato impostato alcun bersaglio di curvatura. Ah, ok. Ah, quindi si può andare anche direttamente così. Va bene, va bene. No, vabbè, noi facciamo le cose fatte bene, quindi dobbiamo andare alla mining station. Perfetto, dovrei averla selezionata, giusto? Sì. Ok, con E possiamo... Ah, ok, ispezionare ce la fa vedere da vicino, quindi ci fa vedere ciò che abbiamo attivato praticamente. E adesso possiamo andare alla mining station. Ok, quindi la locchiamo. Stavo premendo il sinistro, invece no, il tasto centrale del mouse. Ok. Perfetto, allora abbiamo calibrato, quindi premiamo Shift. Vedete che stiamo caricando. Adesso il 50%, 60, 70, 80, 90 e boom! E si va che si va. Anche qua possiamo vedere le varie visuali anche in curvatura. Guardate anche che bello comunque l'effetto della curvatura, cavolo. E tanta tanta roba, Devo dire che tanta tanta roba. Ribadisco, fatto da una singola persona, quindi insomma non ce lo scordiamo mai. Il gioco lo trovate su Steam, costa 19€, mi pare, intorno ai 19€, assolutamente onesto come prezzo. Se qui in missione Scout, ho chiesto con navi sopra is... Ma io non dovevo portare la vecchia. Una spazzatura galleggiante ha chiamato la nostra nave. Vabbè, mostrami solo dove sparare, Artemio. Ma alla fine non mi ha dato quell'altra missione, ma porca vacca. Ma porca miseria. Vabbè, si vede che dovevo farla per forza. Si vede che dovevo farla per forza sta missione. Ok, spostati a destra e a sinistra, va bene. Spinte RV. Ok, mi spinge in su e in giù praticamente leggermente. Ok, qua abbiamo la rotazione, i turbo, quindi con Shift. Ok, quindi due volte. Ah, ci spostiamo così. Ok, perfetto. I tuoi motori sembrano stabili. Ok, tab, attiviamo le armi. Ok, mi invia un bersaglio senza scudo. Ah, ok, con le torrette, che no, non sono queste, sono queste. Ok, figo. Molto figo. Ok, attiviamo le armi laser. Ok, gli stiamo buttando giù lo scudo. Ok, dobbiamo bloccarlo. Ok, blocca il bersaglio. Dov'è? Ah, qua. Ok, blocca il bersaglio. Ah, con questo. Ok, ok. Ai ai ai, oh. Cos'è che devo fare? Tieni premuto RB. Ah, ok. Ah, quindi così mi insegue. Oddio, sto per vomitare. Cosa sta facendo? Aspetta, cosa cacchio sta facendo? Ah, così il... aspetta, così inseguimento. Non ho capito. Tieni premuto. Dovrebbe essere, credo, il tasto destro. Ah, così, ok. Ok, perfetto. E così in teoria lo dovrei seguire, no? Allora, vediamo se... Ma gli ho abbassato gli scudi? No, non ancora. Quasi. Ok, gli ho abbassato gli scudi. Ok, quindi adesso lo distruggiamo così. Vai, 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 che te sfondo. Bello! Bella l'esplosione! Ma che figa! Ragazzi, è una figata! Ok, lo scudo mi si sta ricaricando. No, volevo provare sul asteroide, volevo capire se... Ah sì, guardate, fa anche gli effetti di dove spariamo. Non so se si potrà minare, che figata! Ma veramente bello, ragazzi, mi sta stupendo davvero un sacco. Guardate che figo l'effetto del fumo dove spariamo. Guardate che spettacolare, sta cosa. Va bene, va bene. Distrugge le navi scout. Ah, ok. Abbiamo le navi scout, le dobbiamo andare a pigliare. Ma è questo? Sì, due sono, credo.
Credo siano due. Allora, intanto mettiamo l'arma quella per gli scudi, per tirargli giù prima gli scudi e poi li andiamo a sfondare. C'abbiamo anche i missili, vedo? Sì, credo di sì. Non so se sul 3. 1, 2, gruppo 2. Ah, boh. Vabbè, vediamo, penso me lo dirà comunque come attivare, diciamo, i missili. Ma stiamo andando, sì. Ma non mi fa più sprintare, per quale motivo? Non lo so. Non so perché non mi fa più sprintare, boh, cosa ho premuto? Ah, ho schiacciato io qualcosa, pardon. Ok, mi sa che ho schiacciato io qualcosa, ho tolto i propulsori. Va bene. Dai, andiamo a pigliare queste due navi. Sono un po' lontanucce, eh. Un po' lontanucce, ma piano piano. Piano piano ci andiamo. Piano piano ci andiamo. Ah, ok, eccole qua. Come detto, non è assolutamente male, eh. Non è assolutamente male. Ma io sto premendo, ok. Oh, perfetto. Sì, dovevo prima però prendergli, tirargli giù le altre. Dove cacchio è? No, dove sei? Vieni qua, vieni qua. Ok, qua. Ah, la stiamo pigliando. No, ma devi darmi l'altra arma. Ok, oh, questa voglio. Vai. Ok, sì, gli ho tirato giù gli scudi. Boh, mo la sfondiamo. Mo la sfondiamo. Boom, bellissima l'esplosione. Ragazzi, l'esplosione mi piace un casino. Mi piace veramente un casino. Bagliore? Cosa vuol dire bagliore? Non so cosa voglia dire bagliore. Ok, gli ho tirato giù gli scudi, dai. Wow, bello. Dove sta? Ah, eccolo qua. È già in fiamme, ormai è andata. Buona. Beh, no, è bellissima comunque l'esplosione. Mi piace un sacco. Ok, dammi un secondo. Va bene. Allora, vai alla stazione distrutta. Ok. Dove sta? Qua. Ok, andiamo. Ok. Ok, devo hackerare i documenti. Cerca di avvicinarti. Si fa interessante la cosa. Devo fare sicuramente una parte a piedi. No, vabbè, fighissimo. Fighissima sta cosa. Interagire. Ok. Dammi questo. Fucile d'assalto. Ah, eccolo qua, ok. Quindi abbiamo questo. E abbiamo questo. Figo. Figo questo, molto figo. Ok, allora, quindi disattiviamo i cosi. No, non voglio attivare gli stivali. Per adesso li teniamo disattivati perché dobbiamo atterrare qua. Ma sti robot mi sparano adesso? Non mi capisco. Ho paura di sì, eh. Ho paura di sì, però. Ok. Ah no, non sono i robot. Orso boia, che botta. Che cacchio è che sto sparando? Non ho capito cosa sto sparando, ma comunque li ho fatti fuori. Ok, dammi il mitra, va che meglio. Bello anche lo shooting, mi piace. Ah, madonna che spavento, ho detto che mi ha tirato una bomba, invece no. Mi piace anche lo shooting. F per interagire, cos'è? Raccogli tutto, non so cosa ho preso, ma fa niente. Non so se mi posso abbassare, ragazzi, non ne ho la più pallida idea. Sinceramente non lo so. Vabbè, sto provando un po' di tasti C, V, però non mi fa abbassare, magari mi farà abbassare dopo, non lo so. Allora, intanto andiamo di qua. Vai, vai. Occhio. Magari c'è gente. Un sacco di roba. Prendi tutto. Proiettile. Ok. Orco boia. Ah no, mi fa usare questa. Ok, vabbè, morto. Ammazza, oh, sarà carogna questo. F per saccheggiare. Ah, ok. Raccogli tutto. Ok. E qua dobbiamo atterrare. Va bene, atterriamo. Ok. Cancella la piattaforma d'atterraggio. Quindi sa che devo sparare. Ma qua non è che posso entrare, magari. Fammi provare.
No, è bloccata. Niente, è bloccata, vabbè. Dai, dai. Andiamo, andiamo. E per interagire. Ma su che? C'è una navicella, occhio, eccoli. Occhio. Aia. Chi è che mi sta sparando? Chi mi spa? Maledetto. Carica, carica. Ma morite. Ma muori. Porca miseria, mi è arrivato in faccia questo. Che cacchio, è una granata. Sì. Sì, bella l'esplosione. Ok, questi non so perché sono arrivati qua. Ok. Ok, questo è quello a impulsi, penso, per le armi quelle... Cioè, per chi ha gli scudi, credo. Ma esplodono questi? No, mi sa di no. Ok, dammi il fucile d'assalto. Ok, c'erano ancora altri nemici, mi sa proprio. Ah, eccolo qua. Ok, questo è scemo. Ok, ammazzati tutti e due. Vabbè, intanto accumulo esperienza, no? In teoria. Oh, eccolo qua, occhio. Ok, allora, l'intelligenza artificiale, per carità, non è ancora niente di che. Mi ha inviato un bombardiere. Ok. Ah! Via, 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 via. Via, stanno bombardando tutto. Maledetti. Cacchio, stanno bombardando tutto. Via, via, andiamocene. Non mi fa entrare. Oh, via, via, via. Scappa. Via. Mamma mia. Ok. Porca miseria, ragazzi, quanto me la sono rischiata. Quanto me la sono rischiata. Dov'è la carogna che mi sparava? Ah, eccoti là. Mo non fa più il figo, però. Maledetto. Ma i missili? Ah, così, con lo spazio, ok. Con lo spazio attiviamo i missili. No, però devi darmi l'altra arma. Ah, miseria, gli ho tirato giù con i missili, gli ho tirato giù gli scudi. Ok, figo. L'ho distrutto? No. Ucch. Aiuto. Non è semplice, eh. Non è per nulla semplice. Dai, 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 dai. Buona. Ok, porca miseria. Ok. Perfetto, allora dobbiamo andare all'Axa perché ci aspettano i nostri premi. Ah, con N, ok, perfetto. Ok, ok, sì, quindi mi interessava capire quello perché non sapevo il tasto. Che se non erro è N anche su Star Citizen, mi sembra. Ok, no vabbè, mi attiva anche la telecamera. Ok, mi attiva anche la telecamera. Che figata. Che figata. Ok, come scendo? Pardon, ok, era... No, con... Sì, con V era, ok. Ok. Va bene, siamo atterrati allora con F... Com'è che ho aperto? Ah, con B apriamo tutte ste cose. Ok, apriamo previamente le icone con tutte le varie pianeti, eccetera. Servizi, quindi abbiamo... ok, quindi qua possiamo upgradare... i vari apparati della nave, anche questa è sicuramente molto figa. Possiamo prendere le varie sonde. Ok, gli occhi di segnale, va bene, che figata. Sonde, abbiamo i droni, i razzi, quindi qua possiamo mettere tutti i vari razzi alla nave. No, vabbè, anche questi, che figata. La gestione delle armi. Madonna, c'è un... Ah no, qua abbiamo effettivamente i vari componenti, ok, che però costano un boato, io non c'ho soldi. Ovviamente qua abbiamo la banca, ok, quindi abbiamo anche il prestito, assistenza clienti. C'è l'assistenza clienti? E questo Miss Actor credo che sia forse la mappa, non ne ho la più pallida idea. Vabbè, bello. Bello veramente, cacchio. Allora, usciamo un attimo, così direi che possiamo andare a parlare con la tizia, giusto per concludere, diciamo, la mission e prendere i nostri premi. Il casco se lo toglie in automatico, lo toglie e lo mette in automatico, e va bene. Allora, dov'è che devo andare a parlare? Di qua.
Ma che c'ha un ufficio? Ah, ok, un'azienda. Hai fatto venire da qualsiasi criminale, ci penserà due volte prima di derubarci. Trasferirò i soldi sul tuo conto. Ok, grazie. Va bene, va bene. Cos'è quella testa di robot? Questo è un vecchio pezzo di spazzatura che ho trovato per avere il vecchio campo di battaglia. Ah, ok. Se una volta me lo puoi vendere. Deve avere un certo valore. No, io tengo i soldi, ma no, col cacchio, ma sei fuori. No, no. Assolutamente no. Ok. Just be aware though. I'm not sure if you've ever been to an old those places can be a very dangerous maze. Va bene, dove posso trovare aiuto? Ah, di buon umore oggi. Che mi aiuta lui? It just so happens that I need to collect some things from that area. If you clear the area of any undesirables, I'll gather the drone in quella zona. Well, I take care of my own business. Ok. Great. Send me. Va bene, devo liberare il segnale. No, vabbè, ma io volevo i soldi, però. Questo mi ha dato la testa, seriamente. Ma seriamente, no, ma io volevo i soldi. Ma io volevo i soldi, però. Ma mannaggia la miseria, oh. Mannaggia la miseria. Allora, carico, trascina contenitore. Ok. Qua una pistola. Ah, questo è il carico della nave. Ok, quindi abbiamo la nave. Madonna, quanta roba. Gli scudi, tutte le varie statistiche, le armi, gli aggiornamenti, le sonde. C'è una marea di roba, eh. C'è veramente una marea di roba. C'è il nostro Artemiozzo. Qua abbiamo i talenti, abbiamo la reputazione, i seguaci, la penale se abbiamo delle multe che ovviamente dobbiamo pagare, qua come detto tutta la nave, qua c'è il carico, non so il mio personale dov'è che lo vedo sinceramente, qua c'è la pistola, qua vabbè, mi interessa poco, qua ci sono i vari contratti, quindi abbiamo le missioni, i contratti, le taglie e i registri, abbiamo le gilde addirittura, liberi professionisti, mercenari, cacciatori di taglie, ok, le gilde sui vari lavori che, diciamo, sulle varie classi che abbiamo visto all'inizio, Web Galassia, che però per adesso non mi dà nulla, e addirittura la diplomazia anche, quindi azioni diplomatiche, notizie, preferiti, bella sta cosa, e qua ci raccontano, no, ci fanno vedere, credo, tutte le persone, tutti i personaggi che fanno parte di una determinata fazione, ci fa vedere la flotta, le basi, le varie relazioni con diciamo con tutti i vari personaggi. Figa sta cosa, molto bella. Come vedete ragazzi, c'è un sacco di roba da vedere, ma veramente tanta roba. Comunque fondamentalmente io non credo di avere i soldi alla fine, mi ha dato sta testa ma non ho neanche capito dove cacchio sta testa, buh. Vabbè, comunque dicevo, a parte questo c'è tanta roba veramente da vedere, da scoprire, calcolando che è appena uscito un Early Access, quindi ha di fronte a sé anni di sicuro di miglioramento, può veramente lo sviluppatore fare, secondo me, grandi cose su questo titolo, perché già in questa versione è veramente tanta roba, ma veramente tanta roba. Quindi io sono contento, sono assolutamente contento, ringrazio ancora a questo punto lo sviluppatore per avermi mandato questo titolo, avermi dato la possibilità di farvelo conoscere. Se siete interessati, come detto, lo trovate su Steam a circa 19 euro. Se vi piacciono i titoli spaziali, a mio avviso ne vale veramente la pena a questo prezzo, ma assolutamente. Speriamo solo che appunto il progetto non venga abbandonato, cioè che venga portato avanti e che possa migliorare sempre di più, rifinendo un attimino il tutto, aggiungendo magari nuove navi, nuove cose, insomma sarebbe veramente tanta roba. Che dire ragazzi, voi fate sapere cosa ne pensate, come sempre lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche, per chi vuole dare un contributo concreto al canale lo può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, il tassino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo al prossimo gameplay, ciao belli!